pezzo, c'è il capitano. Era capitano una volta, capitano. Sono via. I can't believe it. C'è ancora questo, falsa. Aspetta, toccarli. Che ragazzi, è una cosa incredibile. Io non voi non potete immaginarvi quanto ho giocato con questo giochino. Già che così non ne fanno più, ragazzi. Capitan Harlot. Questo era Captain Harlot. Non so se lo guardavate, ma io impazzivo per questo cartone animato. Ragazzi, questi sono giochi che hanno 30 anni. Guardate come sono mantenuti. No! Guarda qua! Che spettacolo! Incredibile, mia madre mi ha tenuto tutte queste cose. Ragazzi, quando facevo il fighetto, questo io ho fatto una pazzia per questo. Poi si faceva doppio, poi si metteva sotto nel cameriere, ti rivesse così. Beh, when I was young, I was in a disco, a club like that, with an escort. Che sfigato! Che tempi, ragazzi! Che tempi, che tempi! Ok, quindi come non poteva mancare americano a fare un giro in barca sul Lago Maggiore, purtroppo ho lasciato a casa la mia patente e non ho potuto noleggiare una barca più grossa, perché purtroppo è così. Però ora siamo sul Lago Maggiore in barca. Carina questa barchetta. Hi girls! Bellissimo, ragazzi. Yeah! Bella andare in barca sul Lago Maggiore, mi mancava. Santa Caterina del Sasso, ragazzi, spettacolo. Ogni sabato e domenica venivo qua in kayak, qui portavo turisti qua in kayak. Ok, qui ragazzi, dove è iniziato il tutto. Qua avevo una scuola di kayak e qui dove poi ho iniziato ad andare in barca a vela per le prime volte. Qui e poi il lago di Como anche. Però questo è dove è iniziata la mia passione per la nautica. Fatemi raccontare questa. Qua siamo a Laveno, bellissimo. Mi ricordo ogni estate ci invitavano con la scuola ai fuochi d'artificio della stagione per fare uno show qua davanti, fare Eskimo Roll, comunque pubblicizzare la nostra scuola più fare un po' di colore per la festa. Ed era una cosa bellissima, bellissima veramente. Che bei ricordi, ragazzi. E portare qua la mia famiglia oggi è una cosa incredibile. Quindi questo era Laveno, ragazzi, fantastico. Andiamo in direzione Intra, quindi attraversiamo il lago. Intra, arriviamo. Vai, siamo arrivati a Intra, bellissimo paese. E dopo dietro andiamo a vedere le isole. Questo è Intra. Tuffettino, abbiamo fatto un tuffettino all'isola madre, bellissimo ragazzi, facilissimo, cioè easy, tutto è facile, molto facile, ed è bellissimo perché veramente tutto molto facile. Ah, e noi adesso ritorniamo alla barca perché eravamo 4 ore e soltanto 2 ore e mezzo perché eravamo in ritardo, chissà perché, le barze.
figata, ragazzi. What? Ciao. Giorno del raduno e sono in ritardo e piove. No, andiamo a vedere chi è venuto a trovarmi. Ciao. Piove, la gatta non si muove e siamo arrivati al raduno. Non sta piovendo, sta piovigginando. Vediamo un attimo come siamo messi. Mi sa che c'è un po' di gente che sta aspettando, non so. Vedo un po' di gente ferma. Io scappo. Mi hanno beccato! Johnny boy, put your hat back on. Ciao a tutti, come vedi in aeroporto? Matteo, piacere. Quante donne? Ciao, Matteo, piacere. Ciao, io sono Francesco. Gina, ciao. Ciao, Matteo. Ciao, Dario. Ciao. E andiamo a bere assoluto, dai. Che spettacolo, ragazzi, grazie per essere venuti, veramente. Oh, occhio, occhio. Uno, due, tre. No! Dall'inizio sono andato da 29. Nicola è positivissima anche lei. Quindi 402 ho capito. Quando ti ho visto? Questo qua è il giorno. Sono da prendere. Quindi Nicole. E poi ho cominciato a vedere i video, ma niente. Insieme veramente stiamo. Io ti ho conosciuto perché. Ma ti rubo? Dimmi dove vai? Dacci una calmata, sto. Vado con la cena. Si vede che ogni tanto sai che ti dico. Grazie. Devi sistemare qualcosa perché nei video se mi piace ciotto. Televisione in grasso. Elena qui mi ha appena detto che sono ciccione. Ciao. E quella è la cosa bellissima, Nicola ha una carica incredibile. Volevo sapere se tu sei sempre stato così, noi ti vediamo così positivo, esplosivo, sei sempre stato così fin da piccolo? Ah sì, no, ho avuto sempre sta gioia, non so, faccio anche io le mie cazzate. Però è il tuo sorriso tutto il giorno. Sì. Grande Matte. Mi sento così fortunato, anche se poi comunque ci ho messo tanto arrivarci. Spero che vada tutto bene. Ho quasi paura che va così tanto bene, tutto a posto, che ho paura che qualcosa possa succedere e rovinare questa cosa. Pensavo che era una multa, invece è un bigliettino di Alessandro e Dario. Grazie mille ancora. Uff, ok, quindi è stato difficile, è stato divertente, è stato... non c'ho più voce, però sono venuti in tanti, per me sono venuti in tanti a trovarmi ed è stato bellissimo, ancora una volta, far vedere quante belle persone esistono e quanto è bello condividere con altre persone. Questi sono gli ultimi rimasti, facciamo un ciao! Ciao! There we go! Ciao! Bellissimo veramente, ragazzi, grazie mille, è stata una cosa veramente bella, bella, con tanto amore, genuità, si dice genuini, grazie. E ora sono arrivato a casa, mi sto facendo un tegolino, ragazzi, tegolino del limone bianco, ma che buono è, spettacolo. Mi avete fatto un sacco di regali, è stato bello ascoltare le vostre storie, è stato bello capire il mio pubblico comunque, sono comunque persone fantastiche. Ho potuto toccare con mano il calibro dei miei followers, quindi è bello, bello veramente, fa bene, persone molto molto giuste. Grazie ancora a voi, mangio il tegolino e noi ci vediamo dopo, ciao! Questa è l'ultima sera, ragazzi, è arrivato il momento di salutare la mia sorellina, il mio cognato e poi avrò mio fratello più tardi. Non verranno in aeroporto domani perché purtroppo devono lavorare, quindi non ce la fanno. Questo momento più difficile da accettare.
14 giorni divertenti, ci siamo divertiti, bello, abbiamo ricordato bei momenti, brutti momenti, abbiamo speso tempo, tanto tempo insieme ed è bello ricordare le cose belle e anche progettare magari un po' di futuro, chissà mai. Quindi 14 giorni qua in Italia sono stati strani da, come si può dire, troppo pochi, diciamo così, troppo pochi per gustarsi tutto. Però è stato bello, ho visto un'Italia molto più Italia di prima, forse perché sono qua da turista, perché comunque non vivo più qui, mi è sembrato molto più bello di quando l'ho lasciato 12 anni fa. E sono sincero, ho notato anche tante belle cose nuove, pulite, belle persone, ho potuto rivalutare tantissimo un paese che avevo lasciato 12 anni fa, un po' così, un po' cos'ha. Forse sono anche maturato, quindi riesco ad apprezzare cose che prima non apprezzavo, avendo anche una famiglia, delle figlie. Al 100% è stato un 14 giorni positivissimi, pensiero per l'Italia, e non penso che sia poi così male. In caso, questo era un piccolo mio pensiero a proposito dell'Italia. Andiamo a salutare la sorellina. Ti aspetto in America, ok? No, hi, beautiful. Come visit us. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh. Look how I do. She said, let me tell you everything I've seen. Friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. But you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, to put it all straight before this night turns into day. And then I'm on my way. Me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Siamo andati a casa, ragazzi. Finita. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me. And soon I'm on my way. My way.
Ciao Italia.